Buongiorno da Randazzo, città medievale, una stupenda, bellissima città che vi faremo conoscere man mano che la trasmissione andrà avanti. Io ho il piacere di salutare il primo cittadino di questa veramente splendida realtà, il dottor Ernesto Del Campo. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi, grazie di essere a Randazzo e benvenuti. Sindaco, io la ringrazio per questo benvenuto, però sono felice per un motivo semplice, perché come ripeto ogni domenica ho la gioia di far conoscere la Sicilia in buona parte del mondo. Pertanto oggi noi avremo la possibilità di dare agli altri la gioia di sapere Randazzo, cos'è Randazzo, e chi non è stato a Randazzo vedendo questa trasmissione si renderà conto che deve colmare al più presto questa lacuna. Pertanto io adesso ho una sorpresa da farvi molto molto bella. La sorpresa è quella di presentarvi la mia partner, che è in abito medievale, in costume medievale, e accanto ad una delle più belle chiese di Randazzo. Quindi signore e signori, salutiamo Diana. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie Gianni. Come vedi anche io sono vestita, perché volevo fare la parte del corteo storico. Io sono veramente molto contenta, perché la Sicilia mi stupisce sempre di più con le sue ricchezze, con il suo splendore. Qui ci troviamo, buongiorno prima di tutto, anzitutto, l'assessore al turismo Davide Emanuele. Qui siamo davanti a una bellissima chiesa San Martino, una delle più belle di Randazzo. Ci parli un po' di questa meraviglia? Bene, hai detto bene tu, ci troviamo di fronte alla chiesa di San Martino, è una chiesa che è stata edificata nel XIII secolo, però diciamo che la cosa che possiamo ammirare di più è il campanile della chiesa, in stile gotico, e possiamo dire che è il più bel campanile di tutta la Sicilia. Se ci giriamo di fronte con la telecamera possiamo riprendere uno squarcio del Castello of Vevo, una costruzione del XIII secolo. Si dice che sia stata l'antica abitazione di Federico II. All'interno del castello troviamo la collezione dei pupi siciliani e il museo archeologico Paolo Vagliasinti. Grazie assessore, però noi ora andiamo a fare una bella passeggiata per fare vedere ai nostri spettatori un'altra meraviglia di Randazzo.
bravi, 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 belle, eleganti. Sindaco, e allora cominciamo a parlare di Randazzo. Ecco, ci parli di Randazzo. Randazzo è una città antichissima, dalla storia che risale alle epoche delle dominazioni, delle colonizzazioni greche, che ha avuto nel corso dei secoli il passaggio di tutte le dominazioni straniere che nei tempi hanno invaso l'isola, che si è arricchita di queste dominazioni, della cultura, delle tradizioni e degli usi di questi popoli, facendone tesoro e tramandando ancora ai nostri giorni molte delle ricchezze che questi passaggi hanno lasciato, dai bizantini ai normanni, agli svevi, aragonesi, spagnoli, fino ai nostri giorni. Il tessuto urbanistico della nostra città è un tessuto che risale al 1100-1200, abbiamo molte presenze di costruzioni del 300, del 400, palazzi baronali del tardo medioevo. Ecco, questo fa la nostra città ricca di storia, di arte, di cultura da mostrare ai visitatori, che ci rende orgogliosi e fieri di quello che abbiamo. Bene, grazie per questo biglietto da visita molto interessante, che sicuramente ha già reso accattivante questa trasmissione. E abbiamo visto il corteo storico. Adesso, signore e signori, Randazzo ha una banda musicale. Adesso passo la linea alla banda musicale, che vi farà vedere e sentire quanto sono bravi. A voi, banda musicale di Randazzo. Thank you.
Gianni, come ho promesso, siamo davanti a un altro splendore di Randazzo. Assessore, noi non ci siamo stancati tanto, no, con questa bella passeggiata. La domanda è la stessa. Eh sì, qui ci troviamo di fronte alla chiesa di Santa Maria. È stato Federico Socché II a volere la edificazione della chiesa. I lavori sono iniziati nel 1217 e sono terminati nel 1239. È stato utilizzato come materiale la nera pietra lavica che ne contraddistingue la facciata. Al centro possiamo ammirare il benissimo campanile ornato con della pietra bianca. Devo dire che da qui, da questa chiesa, dietro questa chiesa, il 15 di agosto esce la vara, un carro con alto circa 25 metri con dei personaggi viventi, rappresentano l'assunzione della Madonna in cielo. Ma quante chiese ci sono a Randazzo? Ma di chiese a Randazzo ne abbiamo parecchie. Abbiamo questa di Santa Maria, a mio modo di vedere, una delle più belle di tutta la Sicilia. Poi abbiamo pure la chiesa di Santa Nicola e poi abbiamo anche altre chiese. Ma diciamo che queste tre, quelle di San Martino, Santa Maria e Santa Nicola, sono quelle più importanti. Assessore, la ringrazio. Grazie a te. E allora, caro signor Sindaco, sappiamo che ci sono tantissimi emigranti di Randazzo, per cui mi dica quali sono i rapporti che Randazzo e quindi lei avete con questi signori che stanno all'estero. Randazzo è orgogliosa e fiera di quello che hanno rappresentato e rappresentano gli emigrati per la nostra comunità.
Nel luglio e agosto del 1943, non vado troppo indietro con la storia, Randazzo è stata attaccata durante il periodo del secondo conflitto mondiale da ripetuti bombardamenti delle forze tedesche e anglo-americane. In quelle occasioni l'80% del territorio del paese, del centro abitato, è stato raso al suolo. Questo ha comportato... L'80%? L'80%. Randazzo era ricca di monasteri, adesso ne sono rimasti tre soltanto. Era ricca di chiesa, sul sagrato fuori dal municipio vi era una chiesa, sul piazzale di municipio vi era il palazzo di Francesco Paratore. Sono stati rasi al suolo durante il conflitto mondiale. Subito dopo le maestranze con la crisi dell'agricoltura si sono organizzate per andare all'estero. Sono approdati in Svizzera maggiormente, in Germania, in Francia, in Belgio, in America e in Australia. Quindi abbiamo... randazzesi nel mondo? Oh, randazzesi nel mondo con grossissime comunità all'estero. Adesso siamo alla terza generazione. I nipoti di coloro che sono partiti dopo la guerra non tornano più a Randazzo. Si sono accasati. Svolgono attività, professioni di tutto rispetto, perfettamente integrati nel tessuto sociale e economico delle rispettive comunità estere, e però hanno un legame fortissimo con la nostra comunità. Noi li rispettiamo per quello che hanno rappresentato, perché hanno contribuito col loro lavoro all'estero, umile, spesso faticoso, di poter ricostruire la nostra città così come oggi. Bene, sindaco, grazie tante. E allora riprendiamo il famoso corteo storico. È stato fatto una prima esibizione, è stata fatta adesso, assisteremo ad una seconda particolare esibizione di questo elegante, bello e bravo gruppo storico randazzese. Di parlare delle associazioni di volontariato, che sono tante e altrettanto importanti a Randazzo, normalmente un omaggio floreale si dà alla fine di uno spettacolo, di una trasmissione. Invece noi, siccome abbiamo fatto tutto in happening, perché non abbiamo predisposto nulla, il sindaco mi ha detto: voglio fare un omaggio floreale. Sindaco, prontissimo. Grazie. Non so se avete notato, io ho messo il microfono per farvi sentire il rumore dei baci, giusto? Si è fatta con la massima cura. Noi no, da lì lei non lo deve sentire, da casa lo sentono, è giusto.
Io ho la corte, una corte simpatica di assessori, di presidente del consiglio comunale. Signora, lei è assessore? Vice sindaco. Politiche scolastiche di Randazzo. La prego, me lo ripeta. Vice sindaco e assessore alle politiche scolastiche di Randazzo. Sono molto contento. Gli altri sono lei, mi dica da lì che io lo dico a voce alta. Io sono il vicepresidente del consiglio comunale. Il vicepresidente del consiglio comunale? Assessore al bilancio e al personale. Il presidente del consiglio comunale che mi ha detto una battuta che è di una simpatia unica che dopo ve la dirò. Assessore allo sport e al bene culturale e politica giovanile Claudio Barbagallo. Assessore allo sviluppo economico. Ma come vi chiamate? Davide Emanuele. Perfetto, lei? Carlo Lo Giudice. Ecco, Carlo Lo Giudice mi ha detto di sentire le interviste, per cortesia facciamole prima agli assessori. Cioè, ma perché? No, perché gli assessori durano poco, può darsi che se perdiamo tempo il sindaco. No, io l'ho rispettato il suo volere. Ci sono e non ci sono. Esatto, io ho rispettato il suo volere, ma il suo nome non l'abbiamo detto. Alfio Ragaglia, il presidente ha l'abitudine di camminare con una poltrona che non, nessuno gliela toglierà mai. Questo è il problema. Agli assessori può essere tolta, al presidente no. Ho capito che come. Sì, sì, comunque non è artigianato locale la poltrona, vero? Purché sia esatto. Mariano Cageggi. Cageggi. E Santina Cardillo. Santina Cardillo, perfetto. Sindaco, così almeno mi scusi, abbiamo personalizzato, vero? Questa sua autorevole giunta. Bene, allora. Ma quanti sono questi fiori? Sindaco, lei ha un gusto pazzesco perché ha messo un po' una cosa al suo posto, cioè un posto per ogni cosa al suo posto. Anche perché no, non la sento. Anche perché i fiori parlano. Esatto, benissimo. Allora passiamo subito a questa associazione di volontariato della Protezione Civile, vero? Lei è? Lopresti Salvatore. Cosa fate, signor Lopresti? Noi facciamo parte del comune di Randazzo come protezione civile. Sì, cosa fate? Nel senso, per esempio, cosa avete fatto? Facciamo pronto intervento innanzitutto. Poi ci occupiamo di aiutare le forze dell'ordine in tutto, facciamo soccorsi in alta montagna, facciamo antincendio. Stiamo cercando di andare avanti per aiutare il paese che. Sono cominciati gli incendi? Stanno quasi per iniziare, diciamo, se il tempo continua così. Ecco, allora per cortesia, lei parla di quelli col tempo, vabbè, no? Per gli altri incendi, vi prego per cortesia, per favore, noi abbiamo tanto bisogno di verde in Sicilia, quindi lasciamo stare questo dono della natura, esatto, il Padre Eterno ci ha regalato questo clima, appunto questo verde, vi prego, a chi avesse qualche cattiva intenzione, per favore, quest'anno lasciateci in pace, d'accordo sindaco? Così almeno abbiamo fatto questo appello, speriamo che venga recepito. Mentre questa gentile signora, scusi. Mi chiamo Pina Cardillo, sono un medico e da circa un anno e mezzo abbiamo costituito qui a Randazzo un'associazione di volontari denominata AVUS, Associazione verso l'Unione Solidale. E momentaneamente. Signora, chiude tanto, lei pare che è una mitragliatrice umana, lo vogliamo sapere piano perché l'associazione. AVUS con la V. Associazione verso l'Unione Solidale. Bellissimo. Ecco, noi attualmente ci occupiamo di attività ricreative, ci accompagniamo questi ragazzi, questi disabili e i vari portatori di handicap, sia fisici che psichici, momentaneamente speriamo in futuro di fare altre cose, e in gite fuori paese, anche escursioni varie, anche abbiamo fatto delle mostre artigianali con oggetti realizzati interamente da questi disabili, con materiali vari, vetro, ma anche terracotta e anche altri materiali. Cioè i nostri obiettivi però futuri sono tanti, cioè tutto quello dell'abbattimento delle barriere architettoniche che sono un blocco per noi, per il nostro operato, cioè una volta che sono abbattute queste barriere, anche poter dare delle occupazioni e di lavoro anche a questi ragazzi, e poi anche perché no avere anche un centro di vacanze, cioè poter realizzare qui per disabili, e poi anche poter dire e far dire a tutti il diverso non esiste. Questa è un'espressione che è stata usata da una nostra disabile, che è stata da altro autrice di una raccolta di poesie che si chiama Vera Guidotto, e proprio leggendo queste poesie si far capire a tutti che questi disabili non sono delle persone che anzi hanno veramente una carica umanitaria, insomma mi permetto di dirlo, forse più di quelli che pensano di essere normali. Quindi io l'augurio nostro, cioè mio in particolare, di tutta l'associazione e anche dei disabili, poter dire il diverso non esiste. Perfetto, il diverso non esiste, ci vuole un applauso perché è una frase molto importante, è molto importante. Io la ringrazio per questo messaggio umanitario molto bello che ha fatto. Grazie, io passo alla Croce Rossa, pionieri della Croce Rossa. A Randazzo quindi esiste una sezione della Croce Rossa italiana? Sì, siamo tre gruppi, volontari del soccorso, i pionieri e i donatori di sangue. Tutte e tre
Tutti e tre funzioniamo molto bene. Il compito della Croce Rossa è assistenza ai malati, ai disabili e soprattutto anche protezione civile e di primo soccorso. Bene, io sono contento, la ringrazio tanto e adesso passiamo dalle cose, diciamo, non serie alle meno serie, però diciamo da un fatto Croce Rossa, Protezione Civile, Avus, vede che l'ho imparato, ma ho imparato anche il suo cognome, Cardillo, mi pare che la sorella, siete solo sorelle, e basta, va bene, d'accordo, perfetto, benissimo. Allora adesso io mi trasferisco, scusate, nel campo di calcio ideale, anzi virtuale, buongiorno, chi è il capitano, con chi parlo, con lei? Io sono il commissario straordinario della squadra, perché la squadra non ha una società e quindi è stata commissariata 2 anni fa, e sia sono un giocatore, quindi anche il responsabile legale e unico della società. Fatto unico in Italia, perché per quanto mi riguarda, perché fino a ieri sapevo che c'era l'allenatore e il giocatore, invece qua c'è il commissario e il giocatore, vero? Giusto, sì, ha 2 anni. E questo randazzo calcio? Noi militiamo in promozione. Più di penso 10 anni, 8 anni che siamo in promozione. Sarebbe il caso di passare all'eccellenza, giusto? Sì, appunto, avendo una società che in poche parole investisce sulla squadra potrebbe anche essere così, però a queste situazioni, vivendo solamente con i contributi, piccoli contributi del comune, piccoli contributi di tifosi, non riusciremo mai ad avere, diciamo, perché i giocatori non vengono pagati, nessuno percepisce alcuna lira. In promozione, benissimo, allora io a questo punto devo dire, anziché parlare dell'eccellenza, io mi auguro che, visto che Quattrini non se ne parla, interventi, lei li ha definiti piccoli contributi, auguriamoci che il randazzo possa rimanere tranquillamente a metà classifica in promozione e quindi il popolo randazzese è soddisfatto e contento lo stesso, senza bisogno di avere squadre che poi ci vogliono tanti soldi, va bene? Va bene, grazie, bene. Abbiamo visto il gruppo storico, abbiamo visto le istituzioni, abbiamo conosciuto gli assessori, ma ancora non abbiamo conosciuto il paese. Adesso vi facciamo vedere un contributo filmato su questa dolce, interessante randazzo. Il sopravvento di Siracusa apparve più evidente quando, nel 440 a.C., il principe Duccezio di Nea morì di malattia ed i siracusani si proposero di rendersi suddite tutte le città sicule, eliminando l'unica di esse che, forte, popolosa e tuttora indipendente, poteva rimettersi a capo di una nuova liberazione, Trinacia. Stiamo parlando di Randazzo e questo era quello che diceva su questa antichissima città siciliana il Luigi Pareti. La città si estendeva probabilmente attraverso le balze del fiume Alcantara e la pianura fino alle cube di Mischia e di Sant'Anastasia, dove fra l'altro il secolo scorso è stata rinvenuta una necropoli. Le testimonianze degli storici e dei geografi della Sicilia antica, avvalorate dal ritrovamento di numerosi reperti archeologici appartenenti a diverse epoche storiche, avvenuto a seguito degli scavi archeologici condotti nel XIX secolo su iniziativa del nobile Paolo Vagliasinidi, ci portano ad affermare che nel territorio di Randazzo esistessero senza dubbio, a fin dei secoli più remoti, diversi centri abitati. Oggi Randazzo ospita il Museo Paolo Vagliasinidi di Randazzo, che conserva la collezione archeologica messa insieme da Paolo Vagliasinidi alla metà dell'Ottocento grazie alle scoperte fortuite e a scavi regolari compiuti nel terreno di sua proprietà in Contrada Sant'Anastasia, a circa 6 km da Randazzo. Scavi archeologici nella stessa zona furono compiuti da Salinas, direttore del Museo Archeologico di Palermo, in diverse campagne nel 1889 e nel 1890 e successivamente nel 1904 da Paolo Orsi, direttore della Soprintendenza della Sicilia Orientale, che mostrarono come il terreno fosse occupato da una vasta necropoli. La collezione è stata alloggiata al primo piano del castello, carcere, l'unico torrione superstite della cinta medievale di Randazzo, trasformato nel 600 in prigione cittadina.
Tra i monumenti più belli che si possono ammirare a Randazzo, la chiesa di Santa Maria, che si trova al centro del quartiere Latino. La basilica in origine, come narra la leggenda, era una cappelletta nata sul luogo del ritrovamento di un'immagine della Vergine. I lavori di costruzione furono iniziati nel 1217 ed ultimati nel 1239. Essa è di pretto stile normanno, svevo, con infiltrazioni lombarde quattrocentesche. All'esterno il campanile di San Martino, il più bel campanile della Sicilia, è un'espressione musicale d'arte architettonica. Thank you.
Davide Emanuele. Qual è il nome? Davide è il nome, Emanuele è il cognome. Perfetto, evidentemente. E l'assessore allo sviluppo economico di Randazzo, buongiorno. Scusi, è un settore molto delicato il suo, perché sviluppo economico vuol dire tante cose per una cittadina. Cosa fa lei in qualità di assessore allo sviluppo economico per rendere più vivibile e più interessante il lavoro dei giovani locali? Quali le attività? Beh, dobbiamo dire innanzitutto una cosa: Randazzo è una città fortunata e ricca perché ha ereditato dagli antichi avi un immenso patrimonio storico e culturale. Da un altro lato abbiamo una tradizione di maestria artigiana collegata a una cultura enogastronomica di un certo rilievo. Quindi se noi sapremo coniugare questi due elementi, io penso che possiamo ottenere dei buoni risultati sia a livello culturale e storico che a livello anche economico. Dobbiamo valorizzare di più i nostri prodotti, i nostri musei, i nostri paesaggi. Dobbiamo pure ricordarci che Randazzo è a cavallo di tre parchi: il Parco dell'Etna, il Parco dei Nebrodi e il Parco dell'Alcantara. Scusi se la interrompo, noi ci potremmo spostare lì sopra? Le spiego perché vede, fare un'intervista a lei è un po' difficile. Io preferisco, ecco, è diversa la cosa. Se mi sento più a mio agio, perché già mi era un dolore qua dietro dalla cervicale. Quindi continuiamo. E quindi stavo dicendo che siamo a cavallo di questi tre parchi, dove abbiamo dei scenari paesaggistici di un certo rilievo, quindi li dobbiamo pubblicizzare e dobbiamo fare sì che questi parchi rimangano incontaminati e dobbiamo creare delle strutture che ancora purtroppo mancano, ma che in questi ultimi anni stanno nascendo. Poi, se lei me lo consente, io vorrei ringraziare una persona che oggi non è più con noi, purtroppo è in cielo, un salesiano, Don Salvatore Virzì, un prete che ha fatto tantissimo per Randazzo, un prete che si è impegnato a fare sì che le nostre bellezze culturali e architettoniche rimanessero intatte. Magari quando lui si prodigava per conservare questi tesori c'era qualche lamentela, magari c'era la signora che si voleva fare il garage e quindi aveva dei problemi. Un classico, però devo dire che oggi, a distanza di 40 anni, questo grande uomo ci ha lasciato delle cose veramente bellissime e lo dobbiamo ringraziare tutti i randazzesi. Sono contento per la spontaneità con la quale lei ha mandato questo messaggio ai suoi concittadini e ai telespettatori, che sicuramente sono già interessatissimi a venire qui a Randazzo, anche se non vorrei essere cattivo, ma i posti letto non sono tanti. Non sono tanti, ma diciamo che nell'ultimo periodo ci stiamo adattando bene. Abbiamo ad esempio l'Hotel delle Scrivane, che ora è un albergo che ci invidiano tutti. Abbiamo delle aziende agricole, delle aziende agrituristiche, sì. Perfetto. E ne stanno nascendo altre. Siamo sulla strada giusta. Bene, io l'ho provocato perché lo sapevo questa risposta. Quindi se qualcuno fosse disinformato, assolutamente sbaglia, perché può venire a Randazzo, c'è possibilità di ricettività, d'accordo? A questo punto io le devo presentare il presidente dell'Associazione Campeggiatori Turistici d'Italia, il signor Giuseppe Di Gregorio. Buongiorno, signor Di Gregorio, buongiorno. Signor Di Gregorio, lei è presidente dei campeggiatori, vero? So che a Randazzo qui ci sono un mare di roulotte, di camper. Beh, roulotte no, autocaravan, perché le roulotte hanno un altro tipo di... Sì, chiedo, ho sbagliato io, sai perché ho sbagliato? Perché io ho la roulotte, quindi... Ma non è meno la roulotte, la differenza sta nel motore, lei non ce l'ha. Comunque noi siamo il turismo all'aria aperta, sopriamo laddove non esistono le strutture cementificate. Noi non vogliamo molto, vogliamo poco, desideriamo solo delle aree attrezzate e incrementiamo l'economia locale, perché con una piccola somma per elaborare queste aree attrezzate noi portiamo molto, ma molto all'economia, al commercio, e l'assessore Emanuele ha capito, difatti è il nostro punto di riferimento. Abbiamo organizzato qui a Randazzo un bel raduno, è il primo di una serie di raduni, abbiamo visto molte cose, ci hanno messo a disposizione le guide per visitare i monumenti, siamo lieti, desideriamo consegnare all'assessore una targa. Benissimo. E un'altra la desidero consegnare sempre all'assessore, ma per consegnarla al Parco dei Parchi, perché sono stati molto, ma molto gentili nel seguirci, nel farci visitare Randazzo. Quindi all'assessore una targa della...
della nostra associazione. All'assessore Davide Emanuele, perfetto, benissimo, grazie. Quella penso che sarà la stessa, cioè, è uguale, quindi è inutile aprirla perché... Perfetto, bene, allora io la ringrazio. Carissimo assessore, sono contento perché la gente deve sapere e quando i messaggi arrivano con questa semplicità sicuramente hanno un effetto abbastanza positivo, abbastanza interessante, come del resto lei si preponeva e come si propone il sindaco e tutta la giunta. Il corteo storico. Io del corteo storico, scusate se vi passo, ecco, ci vado perché questi sono abituati lentamente, soprattutto quando de caga arriva a casa, si fa sera. Buongiorno. Chi è il responsabile? Il nome, qual è il nome del responsabile del corteo storico? Sono Michele Mangione, sono il presidente di questa associazione che si chiama Siculo Aragonensia. Siculo Aragonensia, perfetto. Da quanti anni siete insieme? Noi siamo insieme dal 95, quando fondammo, diciamo, una iniziativa che ripercorre una tappa storica, diciamo, che è accaduta qui in città, e cioè la visita della Regina Bianca, vicaria di Sicilia, durante luglio del 1411 arrivò a Randazzo e da qui convocò dei parlamenti generali. Quindi abbiamo ricostruito, diciamo, questo ambito storico in seno ad una festa medievale che ogni anno accade qui intorno alla fine di luglio e inizi di agosto. In un attimo abbiamo vestito la scenografia perché vede, sono tutti qui i suoi componenti. Quelli di oggi, è chiaro, c'è l'influenza, c'è sempre. Noi siamo più di 100 e questa è una rappresentanza dei vari reparti della nostra associazione, non solo corteo storico, che si propone anche fuori comunque. Ah sì? Sì. Per esempio, quando è il giorno più importante dell'anno qui a Randazzo nel quale voi vi esibite? Ma noi, la manifestazione accade d'estate, quindi siamo alla fine di luglio, a cavallo tra luglio e agosto, in genere questa, diciamo, la decade utile. Però accompagniamo anche quella che è, diciamo, la festa principale dell'anno. La vara dell'assunta. Che ne parleremo con l'assessore al ramo più tardi in occasione della visita ad una chiesa particolare da cui parte questo corteo. Bene, io la ringrazio tanto e sono contento perché ho visto delle figure giovani, giovanissime, queste ragazzine, questi giovani che sono pieni di entusiasmo e vi ho guardato una ad una mentre all'inizio della trasmissione entravate da quel cancello. La cosa più bella è l'entusiasmo, se voi avete l'entusiasmo avrete successo e questo ve lo auguro di tutto cuore. Grazie. Io credo che oggi vi ho fatto vedere veramente le cose belle e non mi fermerò qui, però questa volta vorrei accanto a me Gianni, ecco. Buongiorno, il sindaco, noi non ci siamo salutati oggi. Sindaco, eh? Scusi, le presento Diana. Diana, il sindaco. Splendido gioiello in questa cornice. Hai visto? È bellissimo. Sindaco, noi facciamo le cose, insomma, a Randazzo, scusi, il corteo storico medievale, abbiamo fatto in modo che questa bellissima croata fosse una medievale. Perfetto, allora le attività artigianali di Randazzo sono sicuramente molto interessanti e ve lo dimostriamo subito. Infatti adesso parliamo con il signor Alfio Neri, vero Alfio Neri? Buongiorno signor Alfione, venga. Lei produce questi, come si chiamano in dialetto? Gissi? Gesti, cestine, ceste. Cestine e ceste. Ecco, quanto tempo ci vuole per fare un cesto, questo col manico per esempio? Questo col manico minimo ci vogliono tre ore, minimo. Però poi prima gliela fai il materiale e poi per lavorarlo ci vuole minimo tre ore. E li fa solo lei? No, io le faccio per mia, questi qua è tutta produzione mia, sì. Parto da gliela fare la verga poi la devo sbucciare, per quella bianca si deve sbucciare, poi si deve sostemare, si deve fare più fina, più rossa, si deve sezionare, sì. Tutta para. Fa tutto lei? Tutto io, sì. E dove li vende questi prodotti? Ma un negozio? No, il negozio non c'è, a casa mia se c'è qualcuno le vendo, se no le ho fatto tutte per mie figlie, per mio personale. Ora chiedo scusa, se io volessi andare, questo signore che ci sta vedendo in questo momento alla televisione è interessato a venire, ecco, dove deve andare? Via Giacomo Leopardi,
numero 24. Perfetto, al numero 24 di via Giacomo Leopardi troveranno il nostro amico Alfio 24, Alfio Neri. Grazie, grazie signor Alfio, grazie. E allora noi continuiamo a questo punto con questo. Anche qua, anche lei? Secondo turno sono anche io, sì. Ah, allora non è solo io, però... No, dico non solo ceste. No, ceste e legno. Ma anche il legno. Ceste e legno, sì. Ecco, ci parli di questo legno, sì. Di queste sculture, sì, perché tali sono. Tutte radici di olivo. Quelle sono tutte radici di olivo. Questo invece è un legno di abeto fatto con pomelli del legno grezzo, invece del legno con rotondo. E può formare in quello modo, tutta a mano, senza torno. E questi sono praticamente dei portabili, degli appendiabili? Sì, appendiabili, sì. Quanto costa questo? Per esempio, quanto costa questo? Questo è intorno a 300.000 lire. Ah, quindi il discorso è appetibilissimo. Bene, signora. Poco più, poco meno. Poi si discute, va bene. Grazie, grazie tante. Bella questa produzione che i cameraman stanno valorizzando. Sindaco, ma l'artigianato qui a Randazzo che tipo di organizzazione prevede? Hanno costituito gli artigiani insieme ad alcuni commercianti un'associazione che si chiama ASER, che si occupa della promozione e della divulgazione di questi prodotti artigianali locali. Per quanto riguarda l'amministrazione, più volte nel corso dell'anno diamo vita ad appuntamenti in cui mettiamo in mostra i prodotti artigianali dell'agricoltura e della gastronomia, così come stiamo facendo oggi, per promozionarli e farli conoscere in manifestazioni non riservate soltanto all'utenza locale, ma nell'ambito di manifestazioni di più ampio respiro. Bene, ora parliamo col signor Costanzo. C'è il signor Costanzo? Il signor Costanzo si interessa di argilla, vero? Terracotta. Ah, lei è Costanzo? Arcidiacono. Ah, ci dobbiamo mettere, quindi lei è arcidiacono, vabbè. Signore, buongiorno, cosa fa lei? Cosa produce? Noi produciamo le terracotte artigianali come si facevano una volta. È bello perché è su un piedistallo, è rotante la posizione di arcidiacono. Produciamo le terracotte come si facevano una volta, praticamente con l'ausilio solamente di manufattura fatta a mano, senza ausilio di qualsiasi attrezzatura e di qualsiasi macchina. Poi facciamo la smaltatura della pietra lavica e di moltissimi oggetti in terracotta e poi smaltati come maiolicati in ceramica. Ma i turisti vengono ad acquistare i suoi prodotti? Sì, il turismo a Randazzo è molto, molto fiorente, perché d'altronde è una delle cittadine più belle che possono esistere in Sicilia, con moltissime opere d'arte, quindi c'è un grande richiamo. Grazie a questo richiamo noi lavoriamo benissimo con il turismo. Vedo che c'è anche qui il più grosso personaggio, il più importante, il più popolare personaggio, che è Padre Pio, che lo abbiamo sistemato. Questo, chi li fa quei lavori? Il nostro signor Costanzo. Signor Costanzo, venga. Buongiorno, signor Buongiorno. Costanzo. Anche lui lo mettiamo sul piedistallo girevole, va bene. Costanzo, scusi, guardi quella telecamera, sì. Perché lì... Va bene, sì. Ci parli di queste sue opere d'arte fatte di... Pietra lavica, vulcanica, diciamo, della pietra dell'Etna. È una pietra che io la cerco, non è facile trovarla perché c'è poca di questa qui, e poi la lavoro in un certo sistema... Che è difficilissimo lavorarla. certo, cioè, scusi, praticamente qui abbiamo, è funzionante questa botte? Sì, quella, la botte è funzionante, la fontanella si vede che funziona, poi c'è le bottiglie. Bellissima. Bellissime, quella è una bottiglia da 5 litri. Sopra un 7 decilitri anche una bottiglia. Scusi. Posso vedere quanto pesa questa bottiglia? Perché ecco, sono curioso. Ho capito. Sì, praticamente lì entrano 5 litri di cosa? Sì. Di vino, di olio? Vuole metterle, quello che vuole. Qualsiasi cosa, bene. La bottiglia non è mai stata adoperata, quindi può metterle quello che vuole, il vetro. Quindi va benissimo per qualsiasi cosa. Perfetto, sono contento, grazie signor Costanzo, grazie e tanti auguri per questa sua originalissima attività. Adesso passiamo, dov'è la bellissima? Ah, tu sei vicino al sindaco, per cortesia ti prego, ecco, perfetto. Siamo
siamo passati al ferro battuto. Buongiorno. Buongiorno. Il signor Anzalone. Anzalone, dove c'è? Non me l'hanno dato. Anzalone. Il fratello Anzalone. Voi lavorate il ferro? Come? Cosa producete? Beh, produciamo più che altro la rete per l'interno e poi ringhiere, cancelli, tutta la recinzione. Cioè tutto noi quello che è il ferro battuto. Cioè noi stiamo facendo vedere in diretta il processo, è vero? Di lavorazione del ferro. Rezzo, e poi si passa, qui stiamo facendo delle foglie, quella è una foglia, la sta facendo una foglia d'edera, la mia è una di ulivo, quasi una di mandorlo, cioè queste foglie di qua, quella è una delle lance che si usavano e che si usano tuttora nei cancelli, nei cancelli di recinzione, anche di protezione, protezione. Sì. Diana, scusa, lo stai vedendo questo letto matrimoniale? Sì. Ma com'è quello? È bello. Ti piace, vero? Sì, molto. E sono interessata a come si fanno tutti questi, come si dice, cerchi, no? Sì, cioè, di quello praticamente qua si fa, prima si fa uno a tutta mano libera, si fa un prototipo, dopodiché si fa una, chiamiamola, forma. Cioè, e poi su quella forma si lavora tutto il ferro. Così vengono tutti uguali. Sì, così dopo questa spiegazione penso che Diana forse nella sua camera da letto potrebbe mettere questa. Bene, io la ringrazio tanto, bellissimo questo tavolo, guarda questo tavolo molto elegante, molto bello, ancora un altro questa è una spalliera, no? Diretto, per cui tu ormai sai come si fanno questi. Il mio ce l'ho. Ah, ce l'ha? Vai. Ah, vabbè, d'accordo. Carissimo signor sindaco, adesso comincia il famoso itinerario gastronomico che mi dà la possibilità di aumentare di un chilo la domenica e di fare sacrifici per tutta la settimana per rientrare, per recuperare. Cominciamo a parlare, io ho visto tantissime cose su questo tavolo, ma cominciamo a parlare dei formaggi e dei salumi di Randazzo, visto che è una produzione locale. Il nostro è un territorio in cui la pastorizia è ancora molto diffusa, vi sono numerosissime greggi di pecore, questi sono tutti derivati dal latte di pecora, il formaggio pecorino pepato e non pepato, la ricotta salata infornata. Ecco, questi prodotti sono del nostro territorio, prodotti in un'area che è protetta, perché Randazzo è uno forse unico in questo settore, è l'unico comune d'Italia che ricade nel territorio di tre parchi naturali, il Parco dell'Etna, il Parco dei Nebrodi e il Parco dell'Alcantara di recente costituzione. Quindi prodotti altamente biologici della nostra agricoltura, con prodotti ancora con metodi molto tradizionali, dove i caseifici sono piccoli caseifici assolutamente ad uso aziendale, e non grosse aziende di produzione, e che quindi conservano ancora il gusto di tanti anni fa. Tu volevi chiedere qualcosa al sindaco? Sì, mi devi togliere una curiosità per favore, perché come andiamo in giro con Gianni, visitiamo tanti posti, una cosa è sempre presente, la ricotta. Che cosa ha la ricotta di Randazzo in particolare? E che è meglio delle altre? Io non dico che sia meglio delle altre, però tutta la ricotta siciliana è molto buona. Ma ripeto, anche per questa particolarità di essere prodotta in aziende condotte a conduzione quasi familiare, quindi senza processi industrializzati, e che quindi conservano il gusto tradizionale della ricotta che si produceva tanti anni fa, come dicevo prima. Da noi se ne produce ancora tanta. Si riforniscono da alcuni produttori di Randazzo anche le grosse ditte che sono sul mercato nazionale ed estero, la Zappalà, la Sole. Ecco, noi forniamo il latte o i prodotti già finiti a queste aziende che poi li mettono sul mercato. Riteniamo che la nostra ricotta, al pari di quella degli altri paesi, sia molto tipica e molto buona. Bene, sono contenta. Prego, noi praticamente le prove, per esempio una cosa che mi fa impazzire, no? Una cosa sono i cameraman, no? I cameraman che guardano sempre con stocchio e va bene, è perfetto così, vero? Quindi il discorso va
Va bene anche per i salumi, lo stesso principio, perfettamente, che poi si sposano benissimo con i vini che vengono prodotti sull'Etna, vini corposi, di colore e di qualità, vini DOC, Etna rosso, Etna bianco e Etna rosato, che si producono alle falde del vulcano fino agli 800 metri d'altezza. Perfetto, perfetto. Buongiorno, lei il signor? La Mancusa. La Mancusa. Signor La Mancusa, lei è praticamente il, come si suol dire, il principale. No, il principale di questa azienda. Bravo. Ora, il sindaco ha parlato di prodotti, zona protetta, di zona unica in assoluto, perché stiamo parlando di Parco dei Nebro, di Parco dell'Etna e di Parco dell'Alcantara di recente costituzione. A questo punto lei ci parli dei suoi prodotti. Allora, i nostri prodotti, come diciamo tanti altri prodotti qui della zona, sono dei prodotti tipici locali e caseari, che vanno dal formaggio pecorino fatto di solo latte di pecora, da cui ne deriva la ricotta pecorina, che sarebbe quella là, questa qua. Poi noi tiriamo fuori una ricotta al forno. La mia grande passione. La possiamo anche assaggiare. Una ricotta al forno sempre pecorina, per poi diciamo completare con i vari prodotti del formaggio, che vanno dal formaggio fresco, dal pecorino fresco, al pecorino diciamo stagionato, il pecorino da grattugia, che è un formaggio diciamo da mettere sulla pasta, diciamo, da pasta. Su certe paste particolari. Su certi tipi di pasta, bene, diciamo, anche se sono formaggi un po' forti come gusto. Ecco, la provola, parliamo della provola famosa. Poi noi andiamo, diciamo, con il latte di vacca, latte vaccino, andiamo a produrre la provola detta in gergo del casale, che poi è una provola tipica di tutti i Nebrodi. Ecco, quindi del casale è così, diciamo, tanto per dire una zona, però invece sappiamo... Esatto. Questa è una provola, diciamo, tipica di tutti i Nebrodi, che sguazza, diciamo, da una cima all'altra dei Nebrodi. Questa viene fatta con latte di vacca, esclusivamente di vacca, e fatta a pasta filata, diciamo, è un formaggio a pasta filata. Da qui sempre tiriamo fuori, oltre che la provola, della ricotta. Sempre parliamo di ricotta fresca, ricotta al forno e ricotta salata. Andiamo avanti. Questa è una pancetta, diciamo, fatta con i suini dei Nebrodi. Diciamo il suino nero dei Nebrodi. Non vengono dalla Croazia questi suini? No. Mi auguro di no, ne abbiamo tanti in libertà qui sui Nebrodi, non sentiamo neanche il bisogno di andarle a cercare. Comunque è una pancetta fatta semplicemente con del sale, fatta stagionare, e poi mettiamo su del pepe nero per aromatizzarla. Questo è il tipico salame qui locale, fatto con sale, pepe e carne di maiale dello stesso suino, possibilmente dei Nebrodi, perché... Sì, è vero, ma... Scusi, mi diceva Diana, sindaco, stamattina quando abbiamo viaggiato insieme, metto, questi prodotti tipici, ma sono veramente così buoni? Cioè, ma noi io te li farò assaggiare. Quindi le abbiamo fatto assaggiare il pepato fresco, io gli farei assaggiare questo salame a Diana per vedere cosa ne pensa. Ma solo a Diana? Solo a Diana. Cerchiamo un coltello e facciamo... Diana, il maresciallo, per favore, insomma... Ecco, perché il maresciallo si era messo vicino al coltello, dice così, nessuno... Esatto, lo può toccare. Bravo, questo è il... Diana, stiamo assistendo ad un'operazione di alta chirurgia, giusto? Una cosa di una serietà estrema. Sindaco, lei è contento oggi, la vedo contento, perché questo messaggio va a casa di tanta gente. Sono contento perché ci dà la possibilità, queste riprese, di fare conoscere il nostro paese anche a coloro che hanno quella lacuna, quel peccato originale di cui si parlava in apertura. E quindi vedere la possibilità, dare la possibilità di vedere le nostre bellezze, i nostri prodotti, i prodotti del nostro artigianato fuori. Grazie. E piccante tipo calabrese? No, tipo randazzese. Ah, ecco, no, perché non vorrei che
No, che sono pericolosissime. Sindaco, mortale. Mortale nel senso, poi il vino, esatto. Buongiorno. Lei è il signor? Del Campo Giambattista. Del Campo, questo cognome non mi è nuovo, vabbè. Che guarda caso c'è qualche altro signore che mi sta vicino, che si chiama cognome. Del Campo, esatto. Va bene, l'olio. Sì. L'olio è una cosa, mi consenta, sacra, perché? Perché non si scherza con l'olio, secondo me. Dai giri che abbiamo fatto in Sicilia, io ho conosciuto tante produzioni di olio, no? E mi sono fatta una modestissima preparazione, però l'olio di randazzo onestamente non lo conosco. Ce ne parli lei. Questo ha delle caratteristiche già di per sé eccellenti, perché ha una bassissima acidità già di natura e quindi non supera mai lo 0,5% di acidità. La cosa più importante è l'acidità. La cosa più importante, sì. Ha una buona conservazione, perché per 3-4 anni si riesce a conservare in maniera eccellente. E quindi, al contrario di tanti altri oli che dopo un paio d'anni si rovinano, cominciano a irrancidirsi, questo non ha le stesse caratteristiche. È prodotto, si può dire in linea di massima, con metodi già naturalmente biologici, perché gli agricoltori qui non usano particolari trattamenti chimici. Questi sono vecchi vasi dove si conservavano le olive. Ecco, io infatti non mi interessavo al vaso, sì, veramente. Sì, certo, anche questo, anche questi, perfetto, sì, sì, sì. Questo sarebbe una, invece, in francese la chiamo una fregatura, cioè, nel centro nave, non trovo le... Questi invece sono dei vecchi lumini che una volta si utilizzavano per illuminare appunto le case, e a metteva olio, si cioè, metteva l'olio vicino e si utilizzava. Tutto questo olio è uguale o c'è qualche differenza? No, direi che le varietà tipiche qua in questa zona sono tutte o Nocellara dell'Etna o la Randazzese, che è una sottovarietà della Brandofino, e quindi ha delle caratteristiche praticamente similari, non ci sono delle grosse differenze. Scusi, come si chiama lei di nome? Campo, Giambattista. Ecco. Io mi permetto di dirle che io mi chiamo Giambattista Creati. Gianni per gli amici, quindi signor Giambattista, sono contento per la estremamente qualificata, vero, spiegazione che lei ha dato di questo prodotto, che in effetti è uno dei prodotti più interessanti, più ecco, esatto, benissimo. Grazie. Grazie tante, grazie sindaco. Andiamo avanti. Buongiorno. Buongiorno a lei. Il suo nome? Vincenzo Ciraulo. Signor Vincenzo Ciraulo. Signor Vincenzo, ma questi, come potremmo chiamarli, queste provocazioni si fanno a randazzo? Sì, li produciamo qua. Cioè pasta fatta in casa? Pasta fatta in casa. Ecco, ci parli dettagliatamente per esempio di questo tipo di prodotto con questa forma particolarissima. Forma di fungo, perché abbiamo messo dentro dei funghi porcini della nostra Etna con della ricotta locale, fresca. Poi abbiamo i tradizionali maccheroni fatti a mano. Maccheroni con purtusu, sarebbe il purtusu in dialetto, sarebbe buco, sono perché vengono fatti appunto a mano con questa asticina di acciaio inossidabile. Perfetto, io sono felice perché sono abbastanza preparato su queste cose, perché non mi intendo molto di medicinali, queste cose sono preparatissime. C'è una cosa, ognuno ha la sua passione, sindaco. Esatto. Allora andiamo avanti, grazie infinite. Ecco, allora, buongiorno signorina. Come si chiama questa graziosa fanciulla? Nibali Tania. Come? Nibali Tania. Nibali Tania. Nibali Tania. Non è che è tanto facile. Nibali Tania, bene. No, anche io per esempio è più facile. Tripolitania, vediamo. Nibali Tania, è difficile. Mi parli delle sue specialità? I prodotti che noi usiamo sono del territorio, infatti possiamo vedere, partiamo dall'antipasto, viene fatto con funghi e porcini, scaglie di parmigiano e della rucola. I primi piatti troviamo delle tagliatelle che vengono fatte con dei saltate in padella con dei funghi porcini, del parmigiano e del prezzemolo. Quella è la specialità, il raviolone dello chef, che è ripieno di ricotta e asparagogne, viene fatto con della salsa che viene condita con dei funghi e della salsiccia. Attenzione, la signorina ha detto asparagogne. Sì. Le asparagogne sono un tipo
Sì, ma sono asparagi selvatici di un gusto particolarissimo. Pensate, io a Randazzo ho un mio carissimo amico che quando va a prendere mi telefona a casa, io abito a 30 km da Randazzo e vengo a farmi delle grandi mangiate di asparagogne, va bene? Grazie. E questi funghi? Sono dei funghi porcini, questi. Sono stati, scusi, quando sono stati prelevati dalla terra? Durante questo prima, nel periodo proprio quando si sono fatti. Ah, quindi praticamente voi li surgelate? Non proprio surgelati, si sono mantenuti fino a questo periodo. Ah, perfetto, benissimo. Sindaco, il fungo è un po' una caratteristica di Randazzo, vero? Sì, sì, è una delle produzioni della terra principali. Abbiamo funghi di diverso tipo, i porcini, gli ovuli, le mazze di tamburo, i funghi di ferula, che è una particolarità di questa parte dell'Etna, che sono molto ricercati e che danno lustro alla cucina randazzese. Bene, lei ci ha fatto caso che Diana si è piazzata vicino a queste rose bellissime, a questa composizione bellissima. È stata una cosa... Mi raccomando, ragazzi, torniamo allo stesso discorso di prima, un gioiello incassonato in questo chiostro, un fiore davanti a questo tavolo. Eccezionale, sindaco, lei di una sensibilità estrema, buongiorno. Buongiorno. Come si chiama questa fanciulla? Monforte Laura. Laura. Laura di cosa ci parla? Laura ci parla dei prodotti locali che appunto vi posso... Allora, partiamo dall'antipasto. Si tratta di un antipasto composto da prodotti locali, ricotta. Quali appunto la ricotta infornata. Una mia passione. Oppure i salami sempre del luogo, oppure ottimi sono anche i pomodori secchi. No! Prego. No, per favore, non è possibile. Ma io le consiglio un assaggino. Oppure però attenzione. Di asparagogne, gli asparagi selvatici dal gusto un po' più amaro. Un momento, io farei una cosa. Ma... Prego. Lei, scusi, tenga presente che... A Diana io questo olivo glielo darei. No, perché normalmente lei sapete cosa fa? Si prende una cosa e li nasconde dietro. Invece poff. Poi passiamo alla nostra. Ma scusi, ma il sindaco? Vita. Questo sarebbe il primo sindaco in assoluto che non assaggia nulla. Signora, lei cosa assaggerebbe, sindaco? Io assaggerei tutto perché sono tutte cose buonissime. E vabbè, allora prendete una sedia per il sindaco. Per non fare torto a nessuno dei prodotti, io non assaggio. Ecco, no, questo è il motivo. Sindaco, se mi permette, gli facciamo assaggiare la nostra specialità, che è la zuppa di funghi. E come gliela facciamo assaggiare? Ecco, mancano i cucchiai. Mancano i cucchiai perché purtroppo non era una degustazione. Sindaco, lei però... è fortunato. Perfetto, sindaco. Perfetto, grazie infinite. Laura, sono dei tagliorini agli asparagi, sempre le sparacogne. Perfetto. Poi passiamo ad un misto di funghi, abbiamo appunto i porcini che sono impanati e poi fritti, oppure funghi di ferula, i cosiddetti funghi di ferla. Di cui al sindaco del campo. Sono sempre dei funghi locali che si trovano nelle vicinanze sull'Etna. Questi sono alla griglia, oppure abbiamo sempre le polpettine di asparagi. No, le polpettine. Polpettine di asparagi. Oppure dei funghi sempre di ferula trifolati. Chiedo scusa. Mi dica. Mentre lei parla di quel piatto, io farei un assaggio di queste polpettine. Prego. Perché non l'ho capito. Una cosa nuova, che il mio amico Arena non me l'ha fatta assaggiare. Mi parli. Allora, questo invece è un piatto. Allora vediamo che Randazzo è situato bene o male al centro tra la provincia di Catania e di Messina. Questo è appunto un piatto che ha le sue origini nella provincia di Messina, in quanto è lo stocco messinese. Lo stocco la messinese. Sindaco, questo paese è, posso dire, un paese delle meraviglie. Sì, d'accordo, però qua. L'influenza del mare e della montagna, perché vediamo lo stocco, che ovviamente si tratta di pesce, che è cotto attraverso. Scapperi, olive, pomodoro e roba. Agghiotta si chiama. Agghiotta. Mi piace che sia l'influenza, questo è l'unico caso in cui l'influenza fa piacere averla. L'influenza del mare, la montagna, è bellissimo. Grazie Laura, grazie tanto. Buongiorno. Salve. Oh, questa bella fanciulla, come si chiama? Loredana Scrivano. Loredana Scrivano. Bene, Loredana, io ho visto la tua foto in copertina di una rivista, vero? È giusto? Sì, è giusto. Ricordo bene. Ricorda benissimo. Praticamente a questo punto vi rendete conto perché il sindaco ci tiene che Randazzo venga fatto nei dettagli, nei particolari. Cioè questo è un prodotto della terra locale, giusto? Sì.
Allora Loredana, ci parli per favore dei suoi piatti. Sì, certo. Allora, noi abbiamo preparato una specialità nostra tipica della casa e sarebbe la pasta con il pistacchio, melanzana e caciocavallo. Come la chiamate, diciamo, sul menù? Pasta la salvo, perché praticamente è un'invenzione di mio fratello e l'ha portata in un concorso che ha vinto. E allora da là ha preso questo nome. Non è che questa è la frittata alla Loredana? No, questa non è la frittata assolutamente, perché questa di qua sarebbe un tortino che invece è fatto a forno ed è con le melanzane e il pomodoro e il caciocavallo. Madonna. È un tortino appunto. Questo invece è il falso magro, è un piatto tipico siciliano, infatti nasce dalla nostra terra. Si chiama appunto così perché fuori è rivestito da una carne magra, mentre dentro è abbastanza, diciamo così, calorico, perché vediamo le uova, diversi salumi e in più abbiamo aggiunto il pistacchio. Quindi falso magro. Falso questo magro. È il classico, Gigina. Però io è magro e dentro abbastanza condito. Sì, ma io il pistacchio, per esempio, non l'avevo mai visto nel falso magro. Lo so, questo è sempre un'invenzione nostra, perché da noi il pistacchio nella nostra terra, un piatto tipico siciliano, non poteva mancare. Un'invenzione di Salvo? Sempre Salvo. Ho capito se è falso magro o alla Salvo. No, questo è falso magro e basta. Ma Salvo che tipo è? Un tipo falso magro? No, sì, è molto falso magro, sì, perché Salvo. L'apparenza sì. Comunque ha molta inventiva, di conseguenza. Grazie Loredana, bravissima, bella e convincente, vero sindaco? Altro che. Sì, sarebbe il caso, ecco, di i tacchi, perché è pericolosissimo. Buongiorno. Buongiorno a lei, io sono Giulio Vecchio. Ma di dov'è lei? Io sono lombardo. Lombardo, lombardo. Un po' di inquinamento settentrionale in Sicilia. Sì, no, per carità, non facciamo politica, che potrebbe capire, cioè questo è un inviato di, invece no. No, non vorrei mai essere travisato. Io sono il tecnico di questa nuova azienda che ha i terreni sull'Etna, nelle vicinanze di Randazzo. L'azienda si chiama Cotta Nera. Abbiamo iniziato da poco un progetto di miglioramento delle varietà tipiche locali siciliane, nonché etnee, e una prova di produzione con le varietà tipiche internazionali sull'Etna. Ho capito. E infatti vedrete nel corso del programma un filmato che riguarderà appunto questa azienda, perché essendo un'azienda nuova, lei mi diceva di un'azienda nuova, avete acquistato questi terreni, quindi avete in mente delle idee abbastanza valide per fare andare avanti questo vino, questo prodotto che non è conosciuto, diciamo, vero? Esattamente, l'azienda è il primo anno di commercializzazione del prodotto per l'azienda, ma è un'azienda storica, perché già i Cambria, i proprietari dell'azienda, sono da circa 50 anni presenti sull'Etna come proprietari fondiari. Bene, quindi lei è il titolare di questa azienda? No, io sono il tecnico. Ah, il tecnico, perfetto. Allora io la ringrazio per questo. Sindaco, sono tre bicchieri. Ha mangiato fino adesso. Ha mangiato fino adesso. Ascoltate, fino adesso. Attenzione, per cortesia. Scusi, grazie. Ecco, sono contento perché. Sindaco, la prego. Grazie. Basta così, perfetto. Questo è un esempio di assemblaggio di Nerello Mascalese al 90% e 10% di Nero d'Avola. Quindi ripetiamo, 90% Nerello Mascalese e 10% di Nero d'Avola. Il Nerello Mascalese è per antonomasia la varietà dell'Etna e il Nero d'Avola è tipico delle zone più meridionali di Ragusa, Siracusa, Noto, Pachino, ma storicamente era presente sull'Etna e conosciuto come calabrese. Molto bene, allora noi brindiamo a questa azienda e a questo vino al quale auguriamo un grandissimo successo. Grazie. Io la ringrazio. Grazie a lei. Se inquinamento è questo, sono contento di essere stato inquinato da lei. Grazie, andiamo avanti. Buongiorno signorina, buongiorno. Il suo nome per piacere? Sandra. Sandra. Musumeci. Sindaco, ma sono tutte belle qua le ragazze? Ma perché ho visto che c'è una che dà buoni prodotti. No, perché al limite diciamo che si è abbronzata. Siamo a posto. Senta, bella fanciulla. Sì.
Questo ben di Dio. Questo ben di Dio è prodotto dalla pasticceria di mio padre, Santo Musumeci, che si trova in piazza Santa Maria di fronte alla Basilica di Randazzo. Mi piace questo colpo di vita pubblicitario detto così di nascosto. Va bene, sì. Va bene. Allora, qua è il... A questo punto devo dire che anche a Giarre c'è un pasticcere bravissimo che si chiama Santo Musumeci. Il cugino di mio padre. Apposta, la famiglia. ma suo padre che tipo è? Tipo magrolino? No, no, è uguale. Ah, è la famiglia. È uguale, sì. Sindaco, sono il massimo. Sono di famiglia. Andiamo avanti, anzi partiamo. Partiamo. Questa è una torta di limone, con crema di limone. Invece qua c'è tutta una varietà di paste fatte con la nocciola. Questi sono dei croccantini di nocciola. Questi sono dei mustaccioli con vino cotto, miele e nocciole, e questo è un pasticcio sempre di nocciole. Aspetta che non facciamo pasticci, qua c'è il sindaco. Sindaco, secondo lei, ammesso che uno dovesse scegliere da quel piatto di 5 cose belle, buone, 3 sono? 3, 3 tipi, 2 e 3. Ah, l'ho aumentato io. Comunque, tre tipi, lei di questa terna, di questa triade, cosa, non mi dica tutti e tre perché non le conviene. Ma è questo proprio quello che io stavo dicendo. Le consiglio di dirne una sola. I mustaccioli. I mustaccioli, perfetto, sarebbero queste, giusto? Sì. Perfetto, i mustaccioli. Ecco, se non è stato. Mentre invece tu cosa prenderesti? Cosa c'è? Siamo in pericolo. Ma siamo in pericolo mondiale. Attenta alla linea. Non ha importanza, ma con queste linee, modestamente, io se c'è uno che si deve preoccupare sono. Grazie, ah, ho capito. Prego. Perfetto. Mentre invece andiamo avanti. Questo qua è un pasticcio di mandorle, okay. Mentre queste sono delle nocciole col cioccolato bianco. E queste sono delle paste interamente di pistacchio. Sì. Sì. Ha capito? No, veramente non è che non abbia capito, non l'ho sentito. Non perché sentito. Sono stato. Che poi lei spiega talmente bene che è anche un portatore è disposto. Mi dica. Allora, questo è un pasticcio di mandorle. Sì. Queste sono delle nocciole ricoperte interamente con cioccolato bianco, pasticcio sì. di nocciole. E queste qua invece sono delle paste al pistacchio, interamente di pistacchio. Queste. Sì. Questa l'assaggia lei. Sindaco, le chiedo scusa, ma io mi dà fastidio che tutte e due, e io che figura ci faccio? Bravo, oh, perfetto. E allora andiamo avanti. Va bene qui? Io non do a parlare. Principalmente era una granita alla mandorla, granita di mandorla, fatta con la pasta di mandorla, qui c'è il panetto, genuino, naturale, non è né che un'essenza né con niente. Questa è la brioche classica che viene bagnata nella granita, come usiamo da queste parti, la brioche all'uovo. A parte che mi è piaciuto finalmente sentire dire brioche come si chiama, perché tu, c'è una brioche, invece è la brioche. La brioche, perfetto, grazie. Andiamo avanti. Questo qua invece è un trancio, è un rollè di bignè, pasta di bignè, con crema alla frutta, con pezzetti di frutta. Va bene? È un rollè di bignè, pasta continuo, di che bignè, non faccio magra con crema alla frutta. Mangiare. Questa è la classica cassata siciliana, con la ricotta, la glassa sopra, eccetera. Quella invece è un... Un attimo. Nel mondo la cassata siciliana è... super extra famosa, giusto? Sì, quella di Musumeci è ancora più famosa. E donna. Vabbè. E allora dicevo. Quello là è invece una creazione fatta proprio da mio padre. E l'ha intitolata Voglia di ricotta, perché è una pasta sfoglia. Con ah, pensavo forse sua mamma che no. Quando lei era incinta aveva no. incinta di lei. È stata mangiata da una ragazza che non mangiava dolci di nessun tipo. E poi ha assaggiato questo e dice: mi è venuta voglia di dolce. Okay. E abbiamo messo voglia di ricotta. È una pasta sfoglia con ricotta. Io la ringrazio tantissimo, è stata bravissima, è stata bravissima. Buongiorno. Buongiorno. Il signor Facondo. 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 Signor Facondo. Io vedo delle. Anzitutto vedo delle coreografie bellissime. Beh. D'accordo? Chiaramente alla bellezza esteriore sicuramente, basta guardare lei com'è bianco nel senso proprio di pulizia, diciamo. Bah, è bello, bellissimo. Allora ci parli di queste favolose specialità che ha presentato. Cominciamo con le classiche paste di mandorla, che è una specialità nostra. Queste paste di pistacchio, non al pistacchio, di pistacchio,
Bello, perché al pistacchio è questa, passaggio di pistacchio. Questa precisazione si deve fare. Questi sono i cannoli con diverse qualità di pasta, sono paste con delle cialde, classico cannolo di siciliano. Questa è una torta di frutta con pasta spoglia, fragole, ciliegie. Questi sono i classici dessert che vanno di moda. Può scegliere qualsiasi cosa. Io la ringrazio perché qua... Io capisco che siete alla fine del giro, quindi... No, come... Dopo, alla fine del giro uno è stanco, no? Però non solo stanco. Sono stanco di fare queste operazioni terribili. Non solo stanco, ma penso anche rimbinzato bene. Abbastanza, abbastanza. Io la ringrazio tantissimo, signor Facondo. Un'attenzione più particolare, questi forse non gli ha fatto caso... Questi sono macini al caffè antichissimo, circa 100 anni, e questo è il tosta caffè che allora si usava. Io la ringrazio onestamente, non è che non abbia fatto caso, ma io sono portato purtroppo per le cose più terra terra, pensavo fosse un fatto coreografico, invece no, fa parte della cultura, nostra, di tradizione, perché allora il caffè si faceva nelle caffettiere. Ora siamo moderni, quindi abbiamo delle macchine espresse abbastanza in gamba. Bene, allora io la ringrazio tantissimo. Invito le tre ragazze, per favore, tutti e tre, vi invito perché vi devo fare una domanda per piacere. Loredana, per favore, potete venire un secondo? È importante per piacere perché è un invito che io faccio ai giovani, d'accordo? Vorrei sapere una cosa. Secondo voi, questo marchio, ecco, voi lo bevete questo prodotto? Vi piace questo prodotto? Se devo essere sincera, io non bevo alcolici comunque. Vabbè, non bevi alcolici, è un altro paio di me. Però, dico, per esempio... È un ottimo prodotto, comunque. Nel tuo locale... Lo serviamo spesso, è molto richiesto. Ma i giovani... I giovani lo bevono, la Maraverna. Io questo desideravo sapere. I giovani lo bevono, sì. Sono molto contento, grazie. Tutto anche perché bisogna dare spazio alle industrie, alle imprese locali, perché la Verna è un amaro siciliano. E quindi bisogna dare spazio a questo. Mondiale, sei mondiale, grazie Loredana, grazie tante. Grazie signor Facondo, grazie tante. Noi abbiamo... Vabbè, ma qua... Ma poi sono di plastica, li hanno mandati, però non hanno dato la possibilità di averle spiegate, però vedo che è tutto veramente a base di pistacchio, come sapete, questa è una zona particolarmente vicina a Bronte, che è la città del pistacchio, esatto, quindi non è che devono fare salti mortali per procurarsi questa materia prima, per dare sfogo alla loro preparazione, i signori pasticceri di Randazzo. Quindi ricordatevi che il pistacchio a Randazzo ha una grande importanza. Io so, scusate, ci dobbiamo trasferire. Dove sono i nostri amici Fabio? Per favore, vuoi venire? Sindaco, come vede, noi ci... Vedendo questa stupenda mia partner, i nostri amici cosa hanno pensato di fare? Abbiamo fatto un dono per la signorina Fiamma. Per Diana. Grazie infinite. Per quella mia domanda, perché ho fatto quella domanda. Grazie. Perfetto. Grazie, ora ogni domenica farai domande, quindi la domanda, vabbè, perfetto. Chiediamo, va bene, d'accordo. Grazie infinite. Bene, allora. Ma aspetta, qua ci sono... Ho visto che c'erano due miei amici qua, per caso. Ecco, per esempio... Guarda chi c'è qui. Scusate, approfitto anche se non c'entra... Se non c'entra niente. Il caro pittore Vittorio Ribaudo. Sindaco, questo è un grande artista che le presento. Con grande piacere, un mio grande amico. Benvenuto a Randazzo. Ben trovati. Lei è la signora... Diana... È la mia partner. Vittorio, volevo solo telegraficamente far vedere solo una tua opera, non in foto, non mi interessa. Ah, ecco, perfetto, stiamo vedendo il. Ecco, perfetto, d'accordo, il regista ha sistemato tutto. Bene, grazie. Quindi sei venuto di passaggio. Volevo farti vedere invece a te
quando eri insieme nella nostra trasmissione, ti ricordi? Qualche anno fa. Non diciamo qua. La prego. Guarda, ecco, che... guarda che sei bello, guarda quanti capelli che hai, guarda. Quanti capelli che avevo, guarda. Madonna, quanti... Diana, guarda quanti capelli, guarda quanti capelli avevo qua, ma ti rendi conto? Ma sei giovane, grazie alla Udita. Questo è il premio meno 23. Va bene. Premio Rubens, ormai sì, diciamolo, sì, sì. Che tu sei stato il presentatore per diversi anni del premio Rubens da me ideato e ancora continua. Bene. Quindi prossimo, grazie. Rubens sarai premiato tu. Benissimo, grazie infinite. Allora, ma c'era quella, aspetta, c'è un'altra mia amica, quella signora dai capelli rossi, dov'è, che sta facendo? La prendiamo in contropiede, scusi, questa bella signora dai capelli rossi, signora, cos'è, buongiorno, cosa è venuta a fare lei? Scusi? Ad assaggiare le specialità della culinaria della dolciaria randazzese. Signora, io le presento il sindaco di Randazzo, che è una persona altamente... Non c'è molto bisogno, dal momento che ci conosciamo, e veniva a complimentarmi per questa presentazione della città. Allora, a questo punto diciamo la verità, io l'ho beccata, la signora è il sindaco di Fiume Freddo, dove noi andremo a fare il Paese delle Meraviglie. Quindi, signora, lei si è resa conto dell'importanza di questo messaggio che noi diamo? Mi sembra una vetrina bellissima, io credo, non solo per il luogo ma anche per i prodotti, e siccome c'è una grande integrazione tra il mare e la montagna da queste nostre parti, allora credo che questa stessa vetrina dovrà essere fatta anche giù al mare. Bene, signora, la ringrazio infinitamente. Grazie, grazie a voi, complimenti. Grazie. Allora, signore e signori, il nostro spettacolo finisce, perché in effetti è uno spettacolo. Prima però devo dire al sindaco, devo chiedere solo una cosa, sindaco. Noi non abbiamo bisogno di impostare la cosa su un piano tipicamente pubblicitario, però vogliamo avere il piacere di sapere dal primo cittadino di Randazzo quali sono state le reazioni sue interiori, diciamo, per questo messaggio che noi abbiamo dato al meglio delle nostre modeste possibilità. Ma certamente non sono modeste le possibilità, perché ho potuto constatare la professionalità dell'emittente, del presentatore, la bellezza di Diana che ci ha accompagnato quest'oggi a Randazzo. Non è un fatto pubblicitario, il messaggio che non solo l'emittente ma anche l'amministrazione di Randazzo vuole mandare nel mondo, insieme ai produttori, agli artigiani, agli agricoltori, a tutti coloro che si occupano della promozione dei prodotti locali, è proprio questo. La Sicilia è una grande terra di sole, una grande terra di cultura, una grande terra che ha beni paesaggistici e naturalistici di altissima valenza. Noi andiamo spesso a cercare le isole felici in altri posti del mondo, andiamo a cercare i boschi e le montagne nell'Europa continentale, senza sapere che qui in Sicilia, al centro del Mediterraneo, tutto questo è possibile trovarlo a portata di mano. Grazie. Signore e signori, Diana ed io vi salutiamo, vi ringraziamo per aver seguito il nostro programma e come sempre vi diamo appuntamento ogni domenica sistematicamente su Sicilia International alle 11:30 del mattino della domenica, in replica la sera alle ore 20. A parte sul terrestre abbiamo una serie di emittenti che ormai sapete, a secondo delle zone dove vi trovate, delle emittenti che danno questo programma sul terrestre, per chi non avesse ancora acquistato l'impianto parabolico. Signore e signori, grazie ancora e arrivederci.